flusso di iniziative che fanno di questo quartiere un quartiere molto attrattivo. È attrattivo per le società, per le multinazionali, è attrattivo per i congressisti, per le convention, ma è anche attrattivo, fortemente attrattivo per i cittadini romani, per i residenti che vogliono praticare sport, vogliono praticarlo all'aria aperta sfruttando i 70 ettari di parchi dell'Euro. Nettamente sì, ritengo che questo gran premio innovativo, tecnologico, sostenibile abbia posto l'Euro alla ribalta dei media nazionali e internazionali. Del resto questo era proprio il nostro scopo. Il gran premio di Formula E si è tenuto all'Euro grazie a una collaborazione tra Eurospa, l'amministrazione capitolina e Formula E. È stata una grande operazione di marketing territoriale. Le immagini della Formula E hanno in qualche modo esaltato quello che è questo quartiere, architettura razionalista, modernità, contemporaneità.